Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi parleremo di make-up come non abbiamo mai fatto su questo canale. Vi farò infatti vedere quali sono tutti i prodotti che io tengo nella mia mini make-up station, che è praticamente quella che utilizzo per i trucchi quotidianamente. Quindi se siete curiosi di sapere che cosa c'è qua dentro, ta-da! Ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Raga, ho idea che questo video sarà un po' lunghetto, per cui, perché so già che sono un po' logorroica, per cui poi mi piace tanto parlare di queste cose con voi e ho paura che sarà un po' lunghetto, per cui insomma, una tazza di tè, di caffè, una birrettina, non lo so, quello che volete, però parliamo di make-up, non so perché, ma ultimamente parlare di make-up mi piace tantissimo, per cui ho deciso di continuare a farlo e voglio farvi vedere cosa c'è nella mia make-up station. Allora, innanzitutto partiamo dal contenitore, che praticamente è una specie di piccola cassettiera con questa attrezzatura, è tutto smontabile qua e l'ho presa su Amazon. Vi lascio tutti i link, ve li lascio qua sotto, quindi se c'è qualcosa che state cercando la trovate linkata sotto. In questa piccola stazione in plexiglass ho tutti i trucchi che utilizzo quotidianamente, ma anche per fare video. Ciclicamente, diciamo così, li cambio, però questa è da un bel po' che è lì e mi piace tantissimo, è per quello che non la sto cambiando. Adesso sposto tutto così almeno vi faccio vedere. Partiamo dal cassetto, quello più in basso. Nel cassetto, quello più in basso, tra l'altro ho appena messo in disordine tutto ed è una roba che non mi fa per niente piacere. Nel cassetto, quello più in basso, ho dei prodotti che non uso spesso. No, in realtà un po' sì, un po' no. Allora, ho due fondotinta che sono questo di Misha, Cushion. Ve l'ho fatto vedere parecchie volte in parecchi tutorial, è molto leggero questo fondotinta, mi piace tantissimo, molto chiaro per pelli veramente molto 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 chiare. Io utilizzo il numero 21, la shade numero 21. Sempre fondotinta ho il Derma Blend di Vichy, praticamente super leggero e super pesante. Questo qua è in crema e di questo utilizzo la shade numero 25. In realtà di questo utilizzo sia la 25 che la 15, che è Opal, e sono tra i miei fondotinta preferiti per lavorare soprattutto, perché veramente minimizzano completamente qualsiasi cosa tu abbia in faccia e sembra che tu abbia una faccia da bambola. Però sono un po' pesanti, un po' tanto pesanti, ed è per questo che sono nell'ultimo cassetto, perché li utilizzo molto meno rispetto agli altri. Sempre in quest'ultimo cassetto ci sono i miei due blush preferiti in assoluto, che sono questo di Wycon, il Dark Rose, il numero 200, non so se lo fanno ancora, mi sa di no, però credo che lo abbiano sostituito con una shade simile. Questo qua è stupendo perché è molto luminoso e ha questo colore un po' appunto dark rose, questo rosa scuro, che è veramente molto molto carino, sul mio incarnato sta davvero benissimo. E poi c'è questo invece che è di Catrice ed è un blush, adesso vi dico il numero se lo trovo, che praticamente è molto molto luminoso, è quello che indosso in questo momento, è molto molto luminoso anche perché appunto è tutto diverso, quindi ha questa parte un po' più luminosa, quest'altra un po' più opaca. Ovviamente l'ho bucato, raga, perché quando mi piace un prodotto io lo uso veramente come se non ci fosse un domani. Poi ho queste cosa sono? Allora, eyeliner con matita. Questo qua è di Tarte, e infatti si chiama Tarteiste. Da una parte è eyeliner, ok? È nerissimo, fantastico. La cosa che non mi fa impazzire di questo eyeliner è l'applicazione, perché rischio sempre di far danni, anche perché io sono un po' maldestra. Da questa parte invece c'è una matita nera,
Ok, un casual credo che sia. Non l'ho mai usata sinceramente come matita. Poi abbiamo due correttori Blemish Remedy di Bare Minerals. Questi due correttori non li fanno più. Come sapete sono i miei correttori preferiti. Quando ho saputo che non era più in produzione sono andata da Sephora e ho fatto incetta. Praticamente credo di averne comprate 10 scatole perché sono correttori pazzeschi. Soprattutto da mettere sui brufoli e siccome hanno dentro anche il tea tree oil che aiuta a seccare il brufolo, a me fanno bene, insomma. È l'unico correttore che riesco ad utilizzare e non mi faccia venire ancora di più la macchia. Poi due prodotti per le sopracciglia che io non è che amo. Questi li adoro, li stra adoro. Allora, questo qua si chiama Brown Grom. Non riesco a vedere di che brand sia perché l'ho trovato in un... Guardate che bello. L'ho trovato in un calendario dell'avvento uno o due anni fa. E questo qui è fantastico. Da una parte ha appunto la sua matitina e dall'altra parte ha lo scovolino. E lo sto usando veramente tantissimo. Vediamo a che punto è, perché cavoli, ce n'è tantissimo ed è da tantissimo che lo sto usando, quindi sono molto contenta di questa cosa. E poi un prodotto che invece ho iniziato a utilizzare oggi, me lo vedete su, ed è sempre un prodotto per sopracciglia, si chiama, è di L'Oreal, High Contour Brow Artist. Praticamente da questa parte c'è la matitina per le sopracciglia che non è neanche del mio colore perché è molto chiara, però mi piace molto sfumarla nella parte questa qua proprio iniziale del sopracciglio, e praticamente invece per illuminare la parte dell'arcata sopraccigliare c'è questo prodottino che adesso ce l'ho su, me lo vedete su, ve lo faccio vedere, è un prodotto che è tipo in simil crema. Comunque illumina la parte sopraccigliare, mi sta piacendo molto, nel senso che oggi mi è piaciuto molto utilizzarlo. Nel cassetto invece appena sopra, questo, abbiamo dei prodottini che sono tra i miei preferiti. Innanzitutto abbiamo i prodotti per il contouring. Questo, che è uno dei miei preferiti, che ovviamente è tutto bucato come vedete, ed è la contouring palette di Essence. Io ho la shade 10 lighter skin, quello per la pelle più chiara, vabbè, ma che ve lo dico a fare, oramai lo sapete. Poi ho la Hoola, che è la mia terra preferita nella maniera più assoluta. Questa penso che sia veramente la terra migliore forever and ever, anche qua bucata. Questa è già la terza che compro, ma va bene così. Pennellino, credo che la conosciate più o meno tutti. Poi ho questo illuminante stupendo di Natasha Denona, che ho trovato nel calendario dell'avvento di Sephora. È meraviglioso ed è l'illuminante che ho su adesso, e vi ho fatto anche proprio un video sui miei prodotti preferiti per il contouring, per cui ve ne parlerò bene lì. Forse l'ho già pubblicato, se l'ho già pubblicato magari ve lo lascio sotto. E poi ho tutti i prodotti per il trucco occhi. Ok, quindi ho due palette di Huda Beauty, le mie due preferite. Una è questa, la Mauve Obsession, che ho comprato oramai parecchi anni fa, anzi è stato un regalo dei miei genitori. Qualche shade è bucata e le altre no, una sola forse bucata. Comunque io uso veramente pochissimi prodotti occhi, come vedete non trucco quasi mai gli occhi. E poi c'è questa che invece appunto ho trovato nel calendario dell'avvento quest'anno ed è la Ruby Obsession. Questa è fantastica ragazzi, è bellissima. È bellissima e tra l'altro questi colori sui miei occhi stanno davvero molto molto bene. Per cui la tengo qua come palette che se voglio truccarmi preferisco truccarmi con questa. Una new entry, entrata proprio da pochissimi giorni, è questa mini palettina di Bella Pierre Cosmetics che si chiama Brown Eyed Girl. L'ho trovata nella box di Habibi o Habibai e guardate che meraviglia. Allora praticamente c'è questo che è l'opaco, poi questi che sono glitter pressati di cui secondo me Bella Pierre è campione del mondo perché tutti i loro prodotti, pigmenti pressati, glitter pressati, secondo me sono i migliori veramente, anche il rapporto qualità-prezzo non c'è paragone con nient'altro. E poi ci sono queste due shade che sono comunque shimmer, ve li faccio vedere magari sbocciati perché sono veramente, cioè guardate qua. Allora, 1, 2, 3 e glitter. Ok, con le luci alte forse non rendono come dovrebbero, però
credetemi, sono fantastici. Tra l'altro la sto utilizzando un bel po', perché ultimamente mi sono truccata un po' più spesso e mi sono truccata proprio con questa palette. Ragazzi, mi sono subito pulita le mani perché io so già che faccio danni, ok? Poi abbiamo 3 ombretti singoli di L'Oreal. La collezione, se non mi sbaglio, era Summer qualcosa. E abbiamo questo d'oro che è glitterato o comunque metallizzato. Questo invece che non so, è metallizzato, però è... sugli occhi è fantastico, è un po' più scuro rispetto a come si vede in videocamera. E poi questo arancio, che è veramente un arancio arancio, che io tengo perché è l'unico arancio che sono riuscita a trovare di questa shade. È freddo e io, essendo inverno, io sono bright winter, per cui praticamente questo arancio sui miei occhi veramente mi fa risplendere, mi piace, lo adoro. E non sono riuscita a trovare degli arancio di questa stessa punta di freddo, ok? E mi piace da morire, fare il trucco con questi 3 è fantastico, per cui tengo questi 3 ombretti qua, perché quando ho voglia li uso proprio per insomma, per il trucco. Arriviamo ai 2 cassettini più sopra. Allora, qua dentro non abbiamo nient'altro che una mini palettina di Smashbox che è tutta bucata. Questa qua è la Studio Fix, che è proprio Studio Fix, se non mi sbaglio. No, Photo Studio, che praticamente è stata creata proprio per i trucchi fotografici. Utilizzo questa, cioè ce l'ho proprio per utilizzare questo color chiaro che metto sulle palpebre ed è quello che ho adesso. E poi abbiamo primer occhi di SkinCeuticals, o SkinCeuticals come si suol chiamare, e primer occhi sempre di Smashbox. Secondo cassettino. E qua abbiamo delle pinzette, poi abbiamo i 2 correttori cancella età di Maybelline. Io ho le 2 shade, quella ivory e quella un po' più scura, perché appunto a seconda dei periodi le utilizzo tutte e 2. Poi ho il mio numero 13 amatissimo di Sephora, tinta labbra opaca. Questa matita di Wycon, che la voglio finire, però adesso vi faccio vedere, questa è la Berry qualcosa numero 2, Berry numero 02, guardate. E quindi niente, la devo finire perché il prodotto non è male, però io con Wycon veramente, tranne il Dark Rose, tutto il resto che ho comprato da Wycon mi sono sempre trovata un po' male, sia per i packaging che per i prodotti, che magari non sono il massimo. Comunque vabbè, mai dire mai, tante volte mi sono ricreduta su tanti brand, per cui darò ancora qualche possibilità. Questo matitone duo di Deborah, anzi, o di Debbie, non mi ricordo, non si vede neanche più, che praticamente da una parte ha il contorno e dall'altra parte ha il rossetto a matita. Vabbè. Poi abbiamo la numero 303 di Kiko, la numero 532 di Kiko, la numero 706 sempre di Kiko, adoro le matite labbra di Kiko, e la numero 313 di Kiko, che sono le matite labbra che abbiamo. Poi abbiamo delle matite occhi di L'Oreal e di Paese, 2 matite nere morbide, mentre invece questa, che credo sia di L'Oreal, è una matita bianca per fare l'angolo interno dell'occhio, e questo invece è un matitone metallico a livello di ombretto di Nude Skin, ok? Ovviamente va temperato. Passiamo alla parte di sopra. Allora, di sopra abbiamo innanzitutto questi 3 fondotinta, che ve li ho anche recensiti in un video perché sono i miei 3 preferiti. Quindi Estée Lauder Double Wear Maximum Coverage, BB Cream Beyond the Solution di Lioele Cosmetics e Infallible Total Cover di L'Oreal Paris. Ah, poi abbiamo un prodotto che io metto sempre sotto come base per il viso, che è questo siero di vitamina C di Sephora. L'ho trovato nel calendario dell'avvento, mi piace tantissimo, non so perché, non vedo benefici immediati o anche a lungo termine, però lo uso sempre, mi dà una sensazione di grande freschezza al viso e prima di mettere il trucco vedo che il trucco sta bene, non macchia, non si sposta, si aggrappa bene, per cui lo utilizzo, punto e basta. Poi abbiamo questo blush, che è di Berrysom. Questo qua è un brand coreano. Mi piace tantissimo questo blush, ma mi immagino che sia... Ah no, qua non è neanche finito. È veramente molto bello, però è un prodotto che utilizzo quasi esclusivamente d'estate.
È un blush in crema, quello appunto che si pigia, però molto carino. Pensavo fosse finito oramai, ce l'avevo lì da un po', e invece no, posso ancora utilizzarlo. Poi abbiamo due ciprie. Questa è un rice powder di Primark, ben pagato ben 4 euro, come si può vedere. Lo utilizzo soprattutto per opacizzare quando faccio video, ma anche come baking quando non voglio, quando voglio evitare il fallout degli ombretti. Quindi quando ci sono degli ombretti che fanno fallout lo metto sotto come baking e dopo lo tolgo. Come setting powder invece utilizzo questa di Kat Von D, che vi ho anche recensito in un altro video, che è praticamente attualmente la mia preferita in assoluto. La adoro, mi piace molto la mini size perché mi toglie dall'impiccio di avere delle cose difficili da trasportare e lunghe da consumare, ok? E quindi quella lì è top. Un altro prodotto top è questo Dreamy Brow Eyebrow. Ragazzi, sono fuori, sono cotta. Eyebrow nella colorazione numero 03 castano scuro di Paola P. È quello con cui faccio normalmente le sopracciglia. In questo caso, per questo trucco, ho utilizzato le matite che vi ho fatto vedere prima, ma il 90% delle volte utilizzo comunque come base questa, o soprattutto per andare qua a fare l'aletta, quella esterna. È uno dei miei prodotti preferiti, Forever and Ever, per le sopracciglia. È in pot, è molto scavato. Vabbè, speriamo di non finirlo subito. Dopodiché abbiamo un fantastico temperino perché Heller sta imparando a temperare le matite, perché di solito c'era sempre spuntate e invece adesso ho deciso di temperarle e sono andata a comprare questo temperino che è di Shaka, Shaka si chiama, o Sha, sì, Shaka, e l'ho pagato tipo 1,50 euro, ma è fantastico, per cui ve lo consiglio veramente, se avete un negozio che rivende Shaka, compratelo perché è pazzesco. Poi abbiamo colla per le ciglia finte, questa colla si chiama Duo. Poi abbiamo un'altra mini matita che finirà nel cassettino per le sopracciglia, questa è di Kiko. Ah, è lì sopra perché devo andare a prendere il temperino, ecco, vedete, Heller passione matite spuntate, questa è spuntata, ci vuole il suo temperino, quello piccolo di Kiko, ma ce l'ho di là in bagno, ecco perché era lì sopra. Comunque, matita fighissima, di qua, pennellino, ci sta. Poi abbiamo un altro prodottino fantastico che mi ha aiutato in questo periodo, ragazzi. Non so se l'avevate visto, ve ne eravate accorte, però ero molto a disagio in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi, perché purtroppo ho avuto uno sfogo enorme di psoriasi proprio sugli occhi, sulle palpebre. Oltre a farmi parecchio male, perché la psoriasi è anche dolorosa a volte. Purtroppo non andava via, per cui avevo questi crostoni enormi, che è bruttissimo dirlo così, però ragazzi è così, e quindi anche quando mi andavo a truccare mi facevano male, eccetera, eccetera. Negli ultimi giorni cosa ho fatto? Facevo il trucco, ma sugli occhi mettevo questa, che è la Egyptian Magic. Anche questa l'ho trovata in uno dei calendari dell'avvento, ma mi piace tantissimo perché è una crema super super idratante. Non fa niente di male, nel senso che io proprio la mettevo sulle palpebre al posto di qualsiasi ombretto, quindi mi truccavo al posto dell'ombretto, mettevo questa, poi il mascara e via andare. La crema si assorbiva subito e mi ha risolto la cosa perché non ho più croste. Ancora è un po' ruvida la parte, però se vedete, anche perché quelle crosticine lì, sembrava che avessi bisogno di una blefaroplastica, non so come spiegarvi, però sembrava proprio che avessi la palpebra cadente. Invece, purtroppo, poverina, la palpebra cadeva perché non era uniforme, perché aveva tutto quel peso di tutto quel tessuto secco che si desquamava, ecco, e che faceva anche piuttosto male. Per cui facevo tutto il trucco e mettevo solo questa poi si assorbiva, io non mettevo nient'altro sull'occhio, neanche l'eyeliner, solo il mascara e di andare, ma pazzesca, veramente ve la consiglio, se non ce l'avete provate, compratela perché, e poi ce ne vuole pochissima, la mettevo anche sulle labbra quando erano screpolate. Poi abbiamo un correttore che in realtà ho prestato ad un mio amico ed è qua proprio perché gliel'ho prestato, perché non dovrebbe essere qua, perché questo correttore di Vichy, sempre della linea Dermablend, non lo uso mai perché è troppo troppo, cioè per me è veramente tantissimo, quindi questo va utilizzato o per coprire tatuaggi oppure quando avete proprio degli sfoghi troppo e allora utilizzate questo, ma se no questo è troppo anche per me.
Quindi lo metterò da qualche altra parte. Poi abbiamo questo correttore invece di Lancôme che ho trovato nel calendario dell'avvento di Lancôme, mi piace moltissimo, per cui adesso lo finirò, ce l'ho qua per finirlo, perché poi voglio comprare la versione quella full size. Poi abbiamo un olietto per labbra di NYX Professional Makeup, questo trovato proprio nel calendario dell'avvento di NYX, li sto usando come se non ci fossero domani questi prodotti perché sono ottimi. Questo lo tengo qua e spesso lo metto appunto prima di registrare i video in modo tale da ammorbidire tantissimo le labbra. Non dà fastidio, si assorbe e lascia le labbra tutte belle morbide, non ti lucida troppo, però se vuoi puoi utilizzarlo anche un po' come lucida labbra, insomma è un prodotto che per me vale tantissimo e quindi lo tengo qua, prezioso. Poi ho di qua, ho questi qua sono fantastici. Allora, ho un'altra pinzetta che mettiamo qua, poi ho una matita marrone della linea di Heller che però è ovviamente finita e adesso la metto nel cassettino delle matite. Queste sono pazzesche. Allora, questo lo lasciamo di qua, che lo mettiamo con, anzi facciamo un po' di ordine già che ci siamo, così andiamo con ordine a finire di parlare dei prodotti. Allora, abbiamo questo che è ovviamente prodotto per le sopracciglia, questo è trasparente, è semplicemente un gel che ti tiene ferme le sopracciglia, mi sa che io ne ho bisogno per questa, perché continuano a spostarsi i peletti. Vabbè, non lo metterò adesso perché non ho neanche lo specchio. Comunque è il gel 24 ore Brow Setter di Benefit, ok? Mi piace molto questo prodotto, devo dire. Non mi ha per niente deluso, pensavo che mi deludesse perché io non sono molto per queste cose, invece quello non mi ha per niente deluso. Altro correttore di Heller, questa è una linea che ormai non c'è più, per cui niente. Allora, andiamo avanti con i mascara e abbiamo questo che finirà in borsetta, che è Go Big or Go Home. È il mini mascara di Kat Von D, fantastico raga, fantastico, c'ho anche la full size, non vedo l'ora di finire questo perché tanto comunque in borsetta ci metterei anche la full size, comunque è stupendo, è uno dei mascara migliori che io abbia mai provato. Un altro dei mascara migliori, e dopo vi farò un video sui miei mascara preferiti, vi sembrerà strano perché probabilmente non è uno dei brand più famosi per i mascara, ma a me piace tantissimo, è di Laila, The Longer The Better Black Mascara. Questo mascara è famoso perché praticamente contiene all'interno delle microfibre e praticamente va a riempire le ciglia dando più volume oltre che lunghezza. Ha lo scovolino in setole. Ragazzi, io mi sono innamorata di questo mascara e niente, quindi è lì proprio perché è uno dei miei preferiti e lo utilizzo praticamente sempre. Adesso su questo mascara qua, infatti. Un altro dei miei preferiti Forever Endeavor, l'ho trovato in full size in uno dei calendari dell'avvento, è questo di Pat McGrath Labs, Fetish Eyes. Lo ricomprerò di sicuro. Allora, a parte che mi piace il design del pack perché è semplice, nero e oro. Mi piace l'odore, che è proprio di mascara. Mi piace lo scovolino, mi piace da morire questo scovolino. E poi, ragazzi, mi fa delle ciglia. No, raga, non potete capire le ciglia che mi fa questo mascara qua. Questi sono i miei tre mascara preferiti, poi ve li recensirò. E passiamo agli ultimi prodotti. Allora, matita che finirà nel cassettino delle matite, matite delle matite, matita contorno labbra Laila numero 5, è una specie di rosso fragola. Fantastico questo prodotto, ragazzi, vedete che è già la punta già tutta spacciugata perché lo utilizzo praticamente sempre, quindi lo rimettiamo nel cassettino matite. Matitone rossetto sempre di Laila, questo qua è un rosso fragola, è stupendo, mi avete fatto un sacco di complimenti quando lo utilizzo e dovrebbe essere, se non mi sbaglio, quello No Transfer, però vedete che è questo rosso rosa fucsia. Sembra quasi più arancione in video, è un rosa freddo, mi piace veramente tantissimo come mi sta e mi fate tutti i complimenti quando lo utilizzo. È il numero 6, Boss. Poi abbiamo questo lucida labbra di Essence, che mai e poi mai avrei detto che mi sarei messa un lucida labbra, invece l'ho utilizzato per tanti video, anche perché ha questa shade nude che però su di me mi piace tanto. E questo è il numero 5, Bold Love. Mi piace veramente tanto questo, non, giuro non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuto un prodotto così perché non li uso mai. E poi abbiamo la tinta labbra numero 1
di Sephora, famosissima, che non è neanche da raccontare. In ultimo, 4 rossetti, i miei preferiti top forever and ever. Partiamo da quello preferito ma che uso di meno e soprattutto che uso spesso in combo con altri. È questo di Maybelline, si chiama Beige Babe ed è della linea matte. Numero 983. È stupendo e quando vedete che è quasi finito e quando lo utilizzo, ragazzi, mi fate tutti i complimenti, nonostante questo colore in particolare non sia assolutamente in palette per me, ma quando lo uso, ragazze, mi fate tutti i complimenti, perché effettivamente non so perché, ma ha una shade che è pazzesca e non so nemmeno se sia così facile continuare a trovarlo questo, infatti mi dispiacerà quando lo finirò. Niente da dire su questo della linea Velvet Matte, che è il mitico 315 di Kiko, che sapete io utilizzo credo da 10 anni, è quello che indosso in questo momento e guardate quanto ne è rimasto, praticamente niente, lo sto utilizzando col pennellino, guardate se vi dico balle. Praticamente lo sto scavando col pennellino, devo mettermi in testa di andare a fare un po' di spesucce, che insomma ho finito un bel po' di cose, ma nel frattempo abbiamo 2 altri rossetti fantastici, uno super matte della linea Demi Matte di Catrice, il numero 90, ed è questo fantastico matte malva, secondo me è tra il malva, è un mattone però con un retro di malva, perché a me stanno bene tutti malvati, e ragazzi ha un profumo di caramelle che, cioè, che te lo dico a fare, Heller, non mangerei. E poi questo che invece è di MAC ed è fantastico perché anche questo è un color cappuccino ma sempre con quel velo di malva che su di me sta benissimo, e anche questo mi fate tutti i complimenti. È della linea Viva Glam B77. Ragazzi, anche qua vedete che oramai è quasi finito. Va bene, però a noi ci piace lo stesso e guardate che colore fantastico. E questo è non è matte ma è shimmer, però è cremoso, però è fantastico. E ragazzi, questi erano tutti i trucchi che io sto utilizzando in questo periodo, li adoro. Io non sono mai stata una makeup addicted, mi piacciono poche cose, ma quelle che mi piacciono veramente tanto, come questi prodotti, e sono molto contenta di utilizzarli e di condividere con voi il fatto che mi piacciono così tanto. Se ci sono link o cose ve li lascio tutti qua sotto, ma comunque sono prodotti più che reperibili, tranne qualcuno, ma di quelli poco reperibili vi lascio sotto appunto i link nell'info box. Fatemi sapere se li conoscete questi prodotti, se li utilizzate anche voi e come vi trovate. E se questo video vi è piaciuto e volete vedere più video beauty su questo canale, fatemelo sapere con tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video che pubblicherò qui su Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un mega mega bacio. So che farò danni con questa mano, quindi devo andare subito a lavarla. E vi mando tantissimo, ma tantissimo amore.